Buongiorno a tutti amici, buon mercoledì. Volevo parlare con voi di un argomento interessante. Mo vi dico che argomento è. Allora, stamane leggevo un articolo online sul giornale di una moglie o compagna o so che convivente, quello che è, che praticamente il tradimento del marito, aspettate che lo c'entro un attimino, il tradimento del marito, boh, che ha tradito il marito, la tradita, che ha fatto, gli ha tagliato il pisello e l'ha buttato dalla balconata. No, vabbè, a me viene da ridere, però è una tragedia, comunque a me viene da ridere. E niente, volevo sapere, che poi metterete il commento sotto il video, che cosa ne pensate di questa bisgrana. No, vabbè, a parte questo, volevo parlare invece di una cosa un po' più seria, che non è il passaggio della Juve. Non c'entra nulla il passaggio della Juve, è una cosa più seria. Allora, sempre ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, su Fanpage ho visto un articolo che mi ha veramente, non dico scombussolato perché ormai sono abituato a tutto, però mi ha fatto un po' pensare. Praticamente che è successo? Che questa, una mamma di 61 anni ha messo al mondo un figliolo per darlo alla coppia, per darlo al suo figliolo, che è un gay, che fa coppia con un altro gay, per dargli il figliolo. Allora, giusto, ho fatto anche il post nel mio profilo, giusto, è vero, comunque l'avete trovato, mi pare, ieri, ok. Vabbè, detto questo, la mia considerazione è, cioè, qui stiamo andando oltre l'impossibile, cioè, nel senso che io non ho nulla in contrario a gay, lesbiche, quello che, però tutto deve avere un contegno, cioè qui stiamo andando oltre la etica umana, cioè la coppia formata da un marito e da una moglie, da un maschio e una femmina, come nel mondo animale, non si accoppiano due maschi o due femmine, un maschio e una femmina. Ecco, quindi se volete fare le vite da bulicci o da LSB, come cavoli volete, siete liberi di farlo, non c'è nessuno vi dice di no, però ricordatevi che non potete avere il discorso di famiglia o di essere riconosciuti come famiglia, come avere il figlio, avere di qua, avere di là, perché figliolo ha bisogno di un babbo e di una mamma, un babbo e una mamma, non ha bisogno di due babbi o due mamme. Cioè, ha bisogno di una coppia, e diciamo anche una coppia anche con la testa sulle spalle, diciamo, ecco, non soltanto la coppia, anche con la testa sulle spalle. E questo è l'argomento che poi metterete il commento sotto il video, mi raccomando, sia per gli amici di YouTube che per gli amici di Instagram, per tutte e due. Non è che dite ma però dopo non si capiva se era per Instagram o per YouTube, per tutte e due, quindi mo l'ho detto. E praticamente, boh, non so, io ho detto la mia, mi pare che poi avevo fatto anche un commento sul post che ho pubblicato, quindi potete guardare anche quello. Comunque, ecco, mi raccomando, ditemi la vostra, perché questa cosa qua mi interessa proprio vedere un po' l'opinione pubblica come ha reagito con questa cosa qua. Ecco, questo mi interessa veramente. E
due parole veloci sulla giornata di ieri. Allora, praticamente il Manchester City che ha perso in casa del Tottenham, ma ci stava tutta, perché il City fuori casa non è un granché, mentre invece in casa è difficile batterlo. Quindi il pareggio ci stava tutto, e invece addirittura è uscita a sorpresa la vittoria del Tottenham di 1-0, quindi ribaltabilissimo. Il Liverpool aveva il compitino con il Porto, che manca un gol ha fatto il Porto, quindi la vedo molto dura che il Porto faccia un ribaltone in Portogallo. E niente, stasera c'è la Juve con l'Ajax, sappiamo tutti che siamo senza Chiellini, però abbiamo recuperato Ronaldo. Non so chi metterà al posto di Chiellini. Comunque, un'altra cosa, una parentesi, visto che parlo di Chiellini, io ho messo dei post con scritto ditemi la vostra, però io vedo sempre che post vengono messi like, però dite la vostra, dite mai una sega. Fatemi il favore che almeno quando chiedo un'opinione datemela, perché mi serve anche per quando faccio i video con l'opinione pubblica, so già più o meno che video fare e come approntare un video per fare anche argomenti interessanti, non bischerate che magari uno frega la sega, capito? Ecco. Parentesi chiusa, Chiellini non c'è, quindi non sarà una partita facile. L'Ajax ha degli elementi come De Jong che sono veramente dei missili, quindi non saprei dire.